Il giardino di Albert è presentato da Toyota BZ4X, totalmente elettrico. È simbolo di gioia, vitalità e spensieratezza ed è incredibilmente intelligente. Fra i mammiferi del mare, il delfino è di certo uno fra i più affascinanti. Per il suo comportamento sociale e le sorprendenti capacità di adattamento, è spesso paragonato a noi umani. Sarà anche per questo che ricercatori da tutto il mondo da decenni ne studiano i modi di comunicare, nella speranza di decifrare una volta per tutte i segreti di quest'animale straordinario. Benvenuti al giardino di Albert! Benvenuti a tutte e a tutti anche da parte mia da Genova. Noi ci troviamo in questa bellissima città perché vi stiamo per presentare una puntata interamente dedicata all'ambiente marino. E per farlo salperemo per mari e non solo, entreremo anche all'acquario di Genova, che oltre a essere lo spazio con la più ricca esposizione di biodiversità marina in Europa, offre anche le proprie competenze per lo studio della fauna marina e per la conservazione delle specie. Sì, e visto che la ricerca scientifica condotta dall'acquario non si svolge solo nel perimetro dell'acquario stesso, ma anche in mare aperto, io sto per cambiare imbarcazione e partire assieme dei ricercatori che si occupano di seguire il tursiope, una delle 40 specie di delfini. Io invece, se non ti offendi, guarda, rimarrei sulla terraferma, entrerei all'interno dell'acquario per scoprire i risultati di una recente ricerca sulla comunicazione dei delfini. Molto bene, allora io prendo le mie cose e vado. Ci vediamo più tardi. A più tardi. A più tardi. E allora noi nel frattempo vediamo come si può gestire uno spazio così complesso come l'acquario di Genova. L'acquario di Genova è una delle principali strutture in Europa nel suo genere. Andiamo alla scoperta del dietro le quinte della macchina che gestisce l'insieme di animali e vasche. La missione dell'acquario di Genova è quella di far avvicinare i nostri visitatori alla natura, di fargliela conoscere e di farli innamorare della natura. Anche perché, come diceva Jacques Cousteau, le persone amano quello che conoscono e questo è il nostro intento e lo facciamo attraverso le nostre vasche che cerchiamo di ricostruire il più fedelmente possibile a quello che c'è in natura. L'acquario di Genova è una macchina molto complessa. Il fulcro di questa struttura sono i 36 biologi che si occupano degli oltre 10.000 animali. Questi sono affiancati da veterinari per i controlli periodici e dallo staff tecnico che si preoccupa del corretto funzionamento delle vasche. I parametri di ogni singolo ambiente marino sono derivati dal lavoro di ricerca sugli habitat naturali e sugli animali che li vivono. Che cosa vogliamo trasmettere? Qual è il messaggio che vogliamo dare? Quindi quali animali ospiteremo? Che necessità hanno? Come costruiamo questa vasca? A monte c'è lo studio della specie che tu inserisci nella vasca e anche di tutto l'ambiente nel quale vive, le compatibilità fra le diverse specie da mettere insieme. Iniziamo il nostro viaggio dalla vasca più fredda, con una temperatura media di 10 gradi. Andiamo nell'ambiente Antartide. Qui sono ospitati due tipi di pinguini. I pinguini Papua e i pinguini Magellano. Oggi abbiamo due tipologie di pesce, abbiamo aringa e caplin. Ogni animale ha una dieta controllata e viene pesato ogni settimana per gestire la propria dieta. Andiamo! La distribuzione del cibo viene organizzata per facilitare il controllo del peso e dello stato di salute. Un metodo che permette di non stressare l'animale e che è frutto del lungo lavoro di ricerca e di addestramento. Questo è il primo pasto della giornata, poi ce ne sarà un secondo nel pomeriggio.
Ci assicuriamo che tutti gli animali vengano a mangiare, immagino il giusto quantitativo. Kowalski. L'alimentazione avviene individualmente e durante questo momento ogni singolo pinguino viene pesato e controllato per verificare lo stato di salute. Allora, lei manca la pesatura? Vieni. Ok. Ogni animale ha delle fascette, eccetto lei che è la piccolina del gruppo, per poterli riconoscere non solo noi ma chiunque sono riconoscibili. Quindi anche il poter maneggiare, poterli toccare, per noi è importante, così per loro ogni tipo di intervento non è assolutamente invasivo, non è assolutamente stressante. Vero? Allora, tre. E lui è il papà di queste due piccoline. Cambiamo decisamente ambiente e immergiamoci in abissi più scuri e tenebrosi. Andiamo nella vasca dell'animale più temuto, lo squalo. Anche qui, per la maggior parte degli individui presenti, l'alimentazione è individuale e avviene attraverso una pinza, un metodo che permette un controllo visivo dell'animale in tutta sicurezza. In questa vasca gli squali mangiano più o meno 25 kg di pesce a settimana, aggiungendo che rubano il pesce anche alle ricciole, arriviamo a 30 kg a settimana, ma niente in paragone a quello che mangiano ad esempio i delfini, perché mentre uno squalo in acquario mangia 3 volte a settimana perché ha un metabolismo lento, rispetto a quello di un mammifero che mangia 5 volte al giorno. Gli squali, visti generalmente come animali aggressivi e affamati, hanno invece poche pretese alimentari e basta poco per essere sazi, anche se la loro natura da predatori non cambia. Hanno a volte degli atteggiamenti aggressivi, soprattutto sui pesci feriti e nel ciclo naturale della vita che il predatore mangia il pesce più piccolo, quindi può succedere che raramente alcuni animali feriti come ricciole e cernie vengono poi mangiate dagli squali, perché sono animali deboli ormai della catena alimentare, così come succede in natura. Oltre all'alimentazione, un altro aspetto importante nella gestione delle vasche è la pulizia. Nell'ambiente degli squali questa avviene una volta a settimana e per ragioni di sicurezza deve essere sempre svolta a coppie. Una persona lavora e l'altra fa assistenza a chi sta lavorando, perché controlla che gli animali non si avvicinino troppo. Oltre agli squali grigi, soprattutto i sega, non perché vogliono attaccarci, ma perché sono animali goffi, hanno una sega molto lunga e quindi può succedere che si avvicinino tanto a noi, perché sono anche animali molto curiosi, siamo noi che entriamo nella loro casa. In una vasca così grande, i lavori principali sono la pulizia del fondo con un apposito aspiratore, la pulizia dei vetri e degli specchi. Tutte le vasche necessitano di una pulizia costante. Se quella degli squali viene fatta con grandi mezzi e richiede una sicurezza particolare, altre necessitano solo di un po' di olio di gomito. E nelle vasche piccole cambia notevolmente anche l'alimentazione, che non può più essere individuale, ma di gruppo. Qui possiamo vedere la consegna del cibo ai cavallucci marini. Si alimentano con piccoli crostacei attraverso questo tubo. Il cibo viene consegnato nei vari punti della vasca per assicurare una corretta alimentazione a tutti gli individui, anche a quelli un po' più deboli, che non riescono ad imporsi su quelli più affamati. Sono tante le tipologie di specie che vivono nell'acquario e per preparare il cibo per i 10.000 animali presenti è necessaria una vera e propria cucina. Qui pesce, frutta e verdura vengono preparati quotidianamente. 40.000 kg di verdura all'anno, 26.000 kg all'anno di pesce surgelato. Gli animali più ghiotti sono i lamantini, che mangiano la maggior parte della verdura. Di buona forchetta anche delfini, foche e pinguini, che consumano 20.000 dei 26.000 kg di pesce servito ogni anno dalle cucine dell'acquario. Anche le meduse vengono alimentate. Nell'acquario di Genova sono presenti ben 15 specie, che hanno un'importanza particolare per l'acquario e sono allevate direttamente in loco. L'allevamento parte dallo stadio di polipo e grazie all'induzione della strobilazione permette la nascita delle effire, lo stadio giovanile della medusa. Le effire sono l'elemento fondamentale per l'intero funzionamento dell'acquario. Sono infatti loro ad analizzare l'acqua che andrà poi inserita nelle vasche.
parallelamente al test chimico-fisici che vengono effettuati dal nostro laboratorio interno, viene effettuato un test ecotossicologico che abbiamo elaborato in collaborazione col CNR per testare la qualità appunto della nostra acqua prima di metterla nelle nostre vasche. Il test consiste nel introdurre in questi 2 litri di acqua con tanto di bolla d'aria 5 efire di medusa, che è lo stato giovanile della medusa. Dopo 24 ore vengono osservate queste efire e nel momento in cui presentassero un lieve cambiamento nella pulsazione o nella forma, quest'acqua viene bloccata e non viene utilizzata per i cambi d'acqua delle nostre vasche. 70 vasche, 11 milioni di litri d'acqua. A gestirlo anche un gruppo di tecnici che dalle sale di controllo monitorano la situazione, pronti ad intervenire in caso di problemi. La parte più nascosta è non visibile al pubblico, ma senza la quale non sarebbe possibile una gestione ottimale degli ambienti. Gli acquari, come i diversi centri zoologici, non fanno la felicità di tutti e capita che vengano contestati per la costrizione di animali in cattività. Senza entrare nel merito di questo argomento, un dato oggettivo è che la funzione di queste strutture si è sicuramente evoluta nel tempo. Le strutture zoologiche e gli acquari sono nati con una funzione più che altro di spettacolo, no? Quasi circense. Si è evoluta enormemente appunto la funzione di queste strutture, che oggi hanno una ragione fondamentale di esistenza, intanto nelle azioni di protezione delle specie, di protezione degli ambienti, di conservazione degli ambienti. Ci sono specie che sono estremamente minacciate dai cambiamenti climatici e da molte altre azioni dell'uomo, stanno scomparendo dal nostro pianeta. Ci sono delle specie che sono considerate pressoché scomparse in natura e nelle strutture zoologiche vengono conservate sostanzialmente delle banche genetiche di queste specie, che possono consentire la loro sopravvivenza e anche eventualmente la possibilità di reintrodurre questi animali in natura laddove si possano creare delle condizioni di tutela e di protezione dell'ambiente. L'acquario di Genova, una macchina complessa, un luogo dove si incontrano intrattenimento, divulgazione e ricerca scientifica. Ciao Guido, ciao Stefano. Ciao, buongiorno. Ciao Guido, senti, tu sei coordinatore scientifico della ricerca all'Acquario di Genova e assieme a Stefano hai l'abitudine di uscire in mare regolarmente ormai da anni per i progetti di ricerca. Oggi dove mi portate? Beh, intanto siamo qui a Chiavari e questa è una zona dove ormai da anni seguiamo questa popolazione di tursiopi, quindi diciamo delfini che vivono lungo la costa. E andremo a fare un lavoro di fotoidentificazione. Bene, allora io vi seguo, non vedo l'ora. Ottimo. Andiamo. Andremo a fotografare le pinne dorsali di questi delfini perché attraverso queste fotografie poi riusciamo a identificarli uno per uno e questo ci permette di fare tante analisi. Quante probabilità abbiamo di vederne oggi? Dunque, il meteo, il mare è molto buono e questa è la prima condizione favorevole, quindi insomma sono ottimista, dai, speriamo. Qui siamo poco fuori da Sestri Levante e abbiamo imparato che è più facile trovare i tursiopi cercando i pescherecci a strascico, perché spesso i tursiopi si mettono proprio nella scia dei pescherecci perché diciamo approfittano dei pesci che scappano dalle maglie. È importante dire che si tratta di un progetto ventennale iniziato negli anni 2000, quindi avete acquisito moltissimi dati e in questi anni avete anche visto che i tursiopi sono in grado di adeguare il loro comportamento, sono un po' anche degli opportunisti, sono anche consapevoli, insomma. Sì, assolutamente sì, e in questo senso opportunista è un termine tecnico per dire proprio che diciamo sono animali molto veloci nel cogliere le opportunità che si presentano all'interno del loro ambiente. E siccome l'habitat è cambiato, perché noi uomini abbiamo introdotto moltissime attività nuove, beh, loro hanno imparato anche a sfruttare queste. E diciamo è sicuramente una strategia per questa specie, per il tursiope, vincente, cioè riuscire a cambiare il proprio comportamento in funzione di un habitat che cambia e cambia anche rapidamente proprio perché noi uomini lo modifichiamo.
un elemento in più che ci spiega come questi animali siano anche in un certo modo intelligenti, che sanno adeguarsi. Assolutamente sì, assolutamente sono in grado proprio di sviluppare dei comportamenti nuovi e di tramandarli da una generazione all'altra, perché i piccoli imparano queste nuove attività, queste nuove strategie proprio seguendo la madre e il branco materno, e quindi poi questa entra proprio come una cultura locale. Le brillanti prestazioni cognitive dei delfini sono indizio di un alto livello di intelligenza. In passato gli scienziati confrontavano le dimensioni del cervello con quelle del corpo dell'animale per determinarne lo sviluppo. I delfini hanno meno massa cerebrale rispetto all'uomo in proporzione alle dimensioni del corpo, ma il loro cervello ha una superficie maggiore. Il criterio più importante sta nella struttura del cervello. Il cervello dei delfini è ripiegato sulla neocorteccia, una parte della corteccia cerebrale che controlla i processi del pensiero ed è centrale sia per i sentimenti che per la coscienza dell'io. Non è un caso che i delfini riescano a riconoscersi allo specchio. Tutti noi conosciamo l'acquario di Genova, ma non tutti sanno che qui si svolgono importanti attività di ricerca scientifica. Buongiorno Sveva. Buongiorno Cecilia, ben arrivata qui da noi. Grazie mille. Allora, tu sei biologa e lavori qui all'acquario, dove hai svolto la tua tesi di laurea. Esattamente. E l'hai fatto proprio sulla comunicazione tra delfini. Esattamente. Allora, quindi la premessa è che i delfini comunicano, ma come comunicano? I delfini sono animali sociali e la comunicazione è una parte fondamentale della loro vita sociale. Comunicano ad esempio attraverso tutti i movimenti del loro corpo. I salti sono una forma di comunicazione, per esempio, ma anche la comunicazione sonora è veramente importante. È una comunicazione molto fine, sono in grado di scambiarsi tantissime informazioni. E in particolare la mia tesi è stata proprio sul cercare di capire che tipo di comunicazione avvenisse in un esercizio particolare in cui noi cerchiamo di stimolarli a coordinarsi tra di loro. Il coordinamento è fondamentale in natura, proprio perché essendo una specie sociale loro si coordinano tantissimo in tantissime attività che fanno, la caccia, gli spostamenti, e quindi questo comportamento che si chiama copy serve proprio a andare a fare insieme un qualcosa, ma solo uno dei due animali sa cosa sta andando a fare, l'altro lo deve copiare o deve chiedere all'altro: dimmi cosa andiamo a fare insieme. Ed è proprio su questo che mi sono concentrata in questa tesi. E l'hai fatto direttamente in vasca attraverso appunto l'addestramento di questi animali, di questi bellissimi mammiferi, che non ha come scopo finale unicamente l'intrattenimento del pubblico, ma appunto ha proprio come scopo quello di insegnare agli animali anche delle azioni che poi servono anche a voi. Assolutamente sì. Diciamo che i comportamenti fondamentali che a noi interessano più di tutti sono quei comportamenti che ci permettono di monitorare lo stato di salute di questi animali. Sì. Quindi che ci permettono di avere fiducia da parte loro nel poterli toccare e nel poter controllare il loro stato di salute. E poi c'è la stimolazione sia fisica che mentale, ed è proprio nella stimolazione mentale che rientra il comportamento del copy, su cui appunto ho fatto poi la mia tesi. Fantastico. Guarda, possiamo andare magari insieme? Andiamo insieme, te lo faccio vedere. È possibile? Vedere. Assolutamente. Perché sono veramente sì. Curiosa. Certo, seguimi. Grazie mille, sicuro. Questa di Sveva è soltanto l'ultima di una lunghissima serie di ricerche che si svolgono qui all'Acquario di Genova, un ambiente controllato che offre la possibilità di parecchi studi marini. L'Acquario di Genova non è solo divulgazione e intrattenimento. Buona parte del lavoro è dedicata alla ricerca scientifica e ai progetti di conservazione. La possibilità di avere gli animali a disposizione 24 ore su 24 all'interno dell'acquario dà ai ricercatori delle possibilità di studio che in natura sarebbero impensabili.
È il caso dei delfini, che negli anni hanno permesso ai ricercatori di fare importanti scoperte. La nascita del primo delfino qui in acquario, Cleo, grazie alla quale abbiamo potuto studiare e approfondire la comunicazione tra la mamma e il piccolo. Questi animali hanno dei sistemi di comunicazione e di riconoscimento in particolare abbastanza unici attraverso questi segnali individuali chiamati fischi firma. E noi abbiamo potuto vedere come si stabilisce questo legame acustico tra la mamma e il piccolo proprio nelle prime ore del parto, successive al parto. E poi nel 2004, in occasione di un'altra nascita, quella di Achille, abbiamo potuto fare un altro studio invece sul sonno. Di nuovo questi animali sono super specializzati e dormono in maniera molto particolare, con un solo emisfero alla volta e chiudono un solo occhio. E noi abbiamo potuto comunque osservare l'evoluzione del sonno in un piccolo delfino dal giorno della sua nascita fino al compimento dell'anno di età. Questo studio in particolar modo che abbiamo fatto sul sonno prevedeva proprio di registrare il comportamento del piccolo appena nato dal primo giorno di vita per 24 ore. Quindi attraverso delle registrazioni videoacustiche proprio noi abbiamo fatto questi 24 ore di registrazione distribuite lungo tutto l'anno. Questo tipo di osservazioni non sono possibili in mare aperto, nell'ambiente naturale, perché le condizioni non lo permettono, e quindi in questo caso invece possiamo sfruttare queste opportunità per raccogliere informazioni di tipo scientifico che altrimenti sarebbe impossibile raccogliere. Un altro progetto di ricerca è legato allo studio della riproduzione e conservazione dei coralli in collaborazione con l'Università Milano Bicocca. Una sede di ricerca è sul posto alle Maldive e la seconda si trova proprio qui nell'acquario. L'Acquario di Genova studia e riproduce i coralli ormai da più di 25 anni. Con orgoglio adesso possiamo dire che in realtà tutti i coralli che sono presenti nelle nostre vasche sono riprodotti presso la nostra struttura e non sono prelevati in natura. La tecnica di riproduzione che utilizziamo maggiormente è la tecnica di riproduzione per talea, che come il nome ricorda assomiglia un po' a una potatura di una pianta, ma ovviamente i coralli sono degli animali. Si prende una singola colonia, le si stacca un pezzettino e a seconda della colonia si usano strumenti diversi, dopodiché il pezzettino di corallo viene fissato su un substrato da questa quindi piccola talea, si svilupperà una nuova colonia. Il lavoro di riproduzione permetterà ai ricercatori di conoscere sempre di più i coralli e il loro comportamento, nella speranza di poter un giorno contrastare le conseguenze dei cambiamenti climatici e salvaguardare le barriere coralline. Ed eccoci arrivati qui a bordo vasca. Esatto. Ti presento Ambra e Gabriele. Piacere. E in questo momento abbiamo Lapo e Alfa qui con noi. Lapo e Alfa. Esattamente, fantastico. Sono mamma e figlio in particolare. Fantastico. E adesso comincia la sessione di addestramento. Esattamente. Che in questo fanno? Momento andiamo a vedere proprio quel comportamento dei copi. Sì. In cui sarà l'una a dover copiare quello che fanno Lapo e Alfa. Quindi sarà Ambra a indicare a Lapo e Alfa l'esercizio da fare. Sì. L'una riceverà sempre solo il segnale del copy che vediamo adesso. Ambra ha chiesto di esporre la coda ed ecco che anche l'una lo sta facendo a sua volta. Pazzesco. Quindi l'addestratore fa dei movimenti che loro riconoscono o che uno dei due riconosce e insegna tra virgolette all'altro, cioè fa copiare l'altro. Esattamente. Noi abbiamo una modalità di comunicazione nei loro confronti gestuale. Va quindi bene. Utilizziamo i gesti delle nostre mani e loro associano a questo gesto un movimento da fare. Che per loro è un gioco. Esatto. In questo caso Gabriele sta chiedendo ad Alfa di copiare quello che Ambra ha chiesto di fare a Lapo. Alfa si è un po' confusa in questo momento, per esempio. Non era proprio attentissima. Però adesso Gabriele l'aiuterà e chiaramente arriveremo al risultato. Quindi certo. Si avvicina un attimo in maniera che siano un pochettino più vicini. Perché questo è il segnale del copy. Va bene. Ecco che ha fatto la stessa cosa. Esatto. Pazzesco. Esatto. Ma quindi si vedono anche. Si vedono benissimo fra di loro. Hanno una visione quasi come quella dei camaleonti, con gli occhi che hanno movimento indipendente addirittura.
Ma oltre a vedersi, loro comunicano tantissimo, attraverso per esempio tutti i movimenti del loro corpo o attraverso la comunicazione sonora. Adesso aumentiamo un pochettino la distanza. Sì. D'accordo, anche Ambra si è... Esattamente. Così e già si parte. Vedono molto meno. E lui ha dato l'indicazione del copy. Adesso vedo. Gli sta chiedendo un salto avvitato che vedremo probabilmente in mezzo sì. alla vasca. Eccoli qua. No, vabbè. E hanno eseguito lo stesso salto in maniera simultanea. Coordinata. Esattamente, loro si coordinano tantissimo, come dicevamo prima. Sì. E questo è un esempio. Fantastico. Si sposta un altro pochino, andiamo sì. sempre ad aumentare il grado di difficoltà. Esatto. Ed è anche uno stimolo proprio per loro per vedere come si comunicano e si coordinano da sott'acqua. D'accordo. Gli sta chiedendo un altro salto, adesso sì. si coordinano e fanno lo stesso salto. No, doppio. Qui Luna in realtà triplo. Lo sta facendo con una piccola variante. Sparita. E adesso tornerà da Gabriele, torna. Ovviamente. E quindi questo già ci dà un'indicazione veramente su come loro possano comunicare tra di loro in maniera molto fine, tra l'altro, proprio per darsi e scambiarsi anche delle informazioni. Assolutamente. E esattamente poi, in natura... Questo tipo di comunicazione alla fine che cosa serve? Vivendo in gruppi sociali anche abbastanza numerosi, coordinarsi negli eventi di caccia durante gli spostamenti è fondamentale per certo. fare in modo che tutti i membri del gruppo sappiano cosa devono fare. Certo, partecipano. Quindi, esattamente, quindi sicuramente deve essere molto elaborata la comunicazione che utilizzano proprio per riuscire a coordinarsi in questo tipo di attività. Quindi abbiamo un piccolissimo esempio, ma sono in grado di coordinarsi e di svolgere degli eventi in simultanea molto particolari, le cacce ad esempio sul bagnasciuga, dove sì. tutti insieme si spingono sul bagnasciuga per poter predare piccoli crostacei o pesciolini, oppure la caccia in mare aperto anche a seguito dei pescherecci per esempio. Mm-hmm. Sono tutte fasi dove loro si coordinano veramente tanto in maniera impressionante, stiamo cominciando a scoprire ora in realtà come succede. Infatti, quindi situazioni veramente anche sofisticate, diciamo complesse. Assolutamente, assolutamente. E ora c'è questo salto dritto davanti wow. alla piattaforma e nel tragitto in qualche modo devono capire cosa fare tutti insieme in maniera simultanea. Guarda, Sveva, starei qua ancora qualche ora, magari rimango anche qualche esatto, ora. Esatto. Ma veramente grazie mille e grazie a voi. Veramente, esatto, auguri anche per il tuo progetto di ricerca. Spero veramente per te che possa continuare. Spero anch'io perché sicuramente c'è tanto da scoprire ancora su questi animali. E beh, amici, come abbiamo visto, i delfini ci vedono molto bene, ma come diceva Sveva, hanno anche altri modi sofisticati di comunicare. I delfini sono dei cacciatori eccezionali e non solo grazie alla loro ottima vista, riescono a catturare le prede anche in altri modi. I delfini sono in grado di emettere delle onde sonore per scrutare l'ambiente che li circonda. Le onde sonore sono generate da un organo nella parte anteriore della testa chiamato melone. Non appena le onde colpiscono un oggetto, vengono riflesse. Il ricevitore delle onde sonore è la mascella del delfino. Da lì le informazioni arrivano al cervello attraverso l'orecchio interno. Il cervello le interpreta e le utilizza per ricreare un'immagine 3D dell'ambiente. La scansione richiede solo una frazione di secondo e funziona anche nella sabbia del fondale marino o nella totale oscurità. Sembra di riconoscerla. Aspetta, vado un po' dritto di più adesso. Guardalo, è venuto fuori bene. Ma uno non è neanche troppo lontano qua davanti. Non qua proprio. Guido, fin qui tutto bellissimo, abbiamo visto parecchie cose. Se ci puoi fare un riassunto di cosa è stato osservato, quali interazioni? Dunque, abbiamo visto
un branco di tursiopi, erano una decina di animali in tutto, in scia appunto al peschereccio a strascico, e li abbiamo visti in superficie durante interazioni sociali. Sono interazioni che possono essere giocose o più o meno aggressive, ed è proprio in questi contesti che loro si procurano questi segni particolari, questi marcaggi naturali che poi noi utilizziamo per la fotoidentificazione. E quindi durante gli affioramenti, durante queste attività, Stefano ha fotografato le pinne dorsali, e queste foto adesso ci serviranno per capire chi abbiamo avvistato oggi. Ecco, sull'identificazione potremo vedere l'esempio pratico più tardi. Abbiamo anche visto, almeno l'hai menzionato tu, c'è questa sensazione che ci sia comunicazione con dei piccoli gruppetti sparsi qua e là, poi si sono, c'è la tendenza a riunirsi. Esattamente, esattamente. A noi sembrano animali dispersi, ma in realtà tra di loro si tengono in contatto anche attraverso segnali acustici, e quindi in realtà c'è un coordinamento che magari all'inizio ci sfugge, ma in realtà loro sanno dove sono i compagni e quindi sanno quello che stanno facendo e possono coordinarsi per decidere per esempio di iniziare un'attività o di smetterla, per esempio smettere di seguire il peschereccio per spostarsi da un'altra parte, e questo appunto, questo coordinamento riescono a ottenerlo anche grazie a questi segnali acustici, perché sott'acqua la visibilità è molto ridotta e invece i suoni viaggiano molto bene, quindi continuamente, se noi avessimo potuto mettere un orecchio sott'acqua, avremmo sentito anche questi scambi di informazione durante le loro attività. Più in generale, cosa possiamo dire di questa popolazione? Penso ad esempio alla taglia, allo stato di salute, all'andamento. Qui lungo la Liguria noi sappiamo che vivono circa 250-300 tursiopi, e per quello che abbiamo visto in questi oltre 20 anni di monitoraggio è una popolazione relativamente stabile, sono molto fedeli a quest'area, e quindi questa fedeltà all'area, alla loro area di residenza, permette anche questa specializzazione, quindi loro conoscono molto bene questa zona, conoscono la fisiografia della zona, i fondali, la conformazione della linea di costa, ma conoscono anche le attività dell'uomo che si sviluppano in questa zona e appunto hanno imparato a sfruttarle. Quindi possiamo dire che questi tursiopi hanno trovato il loro habitat ideale, stanno anche bene, ma ci sono delle problematiche globali che hanno un'influenza, pensiamo ai cambiamenti climatici. In che modo osservate dei cambiamenti voi? Quello che succede per esempio è queste ondate di calore estremo, no? Che producono questo surriscaldamento delle acque superficiali, che si stratificano, e la parte superficiale può raggiungere in alcuni casi addirittura superare i 30 gradi. Ecco, la barriera tra le acque superficiali più calde e quelle profonde più fredde comincia a scendere in profondità. Che effetto può avere? Magari non tanto sul tursiope, ma sulle sue prede. E quindi se le prede si spostano in acque più profonde, per quello che vediamo noi, il tursiope predilige comunque acque relativamente basse. Non è in grado di andarsi a prendere le prede a grandi profondità, e quindi potrebbe vedere il suo habitat preferito, quello suo tradizionale, impoverirsi. E questo naturalmente potrebbe avere un impatto. Certo. Bene, grazie mille fino a qui, poi ci ritroviamo tra poco direttamente all'acquario. Benissimo. Benissimo, tra poco. A presto, Cristi. E a proposito di cambiamenti climatici, questi hanno un grande impatto su numerose specie marine e in particolare sui cetacei, e questo avviene purtroppo non soltanto nel Mediterraneo. Anche la Svizzera è attenta a queste tematiche e sta conducendo diverse ricerche, in particolare con l'Università di Zurigo, che segue alcune delle spiagge più sensibili, come ad esempio in Australia. Shark Bay, un patrimonio dell'umanità dalla bellezza mozzafiato. L'acqua cristallina australiana offre le condizioni ideali per la ricerca sui delfini. Da 40 anni l'Università di Zurigo è sulle tracce dei segreti di questi meravigliosi animali. Quando hanno iniziato le loro ricerche, questi signori erano ancora due giovani studenti. Oggi sono gli esponenti della ricerca svizzera sui delfini a livello mondiale. Da 25 anni vengo in questa baia regolarmente per svolgere ricerche sui delfini. Per me ogni volta è come tornare a casa.
Nei nostri progetti ci occupiamo dell'impatto dei cambiamenti climatici su questi mammiferi marini. Poterlo fare da qui è un privilegio. Ormai conosciamo gli animali come le nostre tasche e li accompagniamo nel corso della loro vita. A Shark Bay i delfini non attirano solo ricercatori. Ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo raggiungono la località turistica di Monkey Maya. Da decenni la più grande attrazione qui è il nutrimento quotidiano dei delfini selvatici sulla spiaggia. Qui a Monkey Maya i pasti quotidiani dei delfini sono altamente regolamentati, non sono sovralimentati. I dati scientifici dimostrano che gli animali stanno bene. La loro vita dura tanto quanto quella degli altri animali, che non vengono nutriti a mano. La mortalità dei piccoli è la stessa, si lavora bene qui a Monkey Maya. Thanks very much, guys. Enjoy the rest of your day. Okay, copy that. See you in a bit. Cool, let's go. Ci dirigiamo verso nord. La nostra destinazione, le leggendarie praterie di piante di posidonia di Shark Bay, le più estese al mondo. E dove c'è la posidonia? My God, look at this. Guarda questo. Lo adoro. I love it. Non lontano ci sono i dugonghi. Oh, another one over there. Big dumb marine cow. Sono delle grosse mucche marine. No, dai, sono davvero carini. Oh, scusa, nome scientifico Dugong Dugong. Qui c'è la più grande popolazione al mondo, probabilmente per la diffusa presenza di fanerogame, la base di questo ecosistema. Ma l'habitat dei dugonghi e di molte altre specie animali è gravemente minacciato dal progressivo riscaldamento globale. I tappeti verdi di piante sono estremamente importanti per l'intero ecosistema. Tra i ciuffi d'erba crescono molti pesci, rendendo così le praterie di posidonia un terreno di caccia ideale per delfini e altri predatori del mare. Nel 2011, la Niña, fenomeno oceanico e atmosferico sempre più estremo, ha messo a dura prova questo paradiso naturale. In poche settimane, il caldo intenso ha alzato la temperatura dell'acqua di ben 4 gradi. Morì più di un terzo delle praterie di posidonia. Le conseguenze furono drammatiche anche per i delfini. Grazie ai nostri dati a lungo termine, abbiamo dimostrato che l'ondata di calore del 2011 ha avuto un impatto immediato sul tasso di sopravvivenza e di riproduzione dei delfini. Sono nati meno cuccioli. Ci sono voluti 7-8 anni prima che i delfini iniziassero a riprendersi. Non è un segnale promettente per il futuro, perché numerosi studi ci dicono che gli eventi meteorologici estremi continueranno ad aumentare, diventando sempre più intensi. Da 3 decenni Shark Bay è patrimonio mondiale dell'UNESCO, non solo per la ricchezza della sua biodiversità, ma anche grazie alla bellezza dei suoi paesaggi. È difficile immaginare che questo luogo straordinario possa un giorno andare distrutto, ma la minaccia è reale. Di primo mattino, una delle squadre di ricerca si dirige verso Guichenaux. In questo tratto di costa, l'ondata di calore del 2011 è stata particolarmente distruttiva. In che misura l'habitat dei delfini si è modificato da allora? È quanto i ricercatori cercano di capire grazie agli strumenti più moderni. Da un prelievo d'acqua, Manuela Bizzozzero è in grado di svelare chi vive da queste parti. La parola chiave è DNA ambientale. Il clima agisce sull'habitat. Per sapere cosa è cambiato, dobbiamo identificare chi in quest'habitat ci vive. Il DNA ambientale è una tecnica innovativa che ci permette di conoscere la biodiversità ittica di un determinato ecosistema. Per conoscere le specie presenti bastano piccole quantità di acqua di mare. Questo è il componente più sterile che abbiamo. Deve sempre rimanere sterile. Vogliamo sapere quali pesci vivono in questa specifica località e l'analisi dell'acqua è il modo migliore per farlo. Il DNA ambientale viene raccolto dallo strato medio dell'acqua a circa 2,5 metri di profondità.
I campioni finora raccolti mostrano che nelle fanerogame vivono molti più pesci che sulla sabbia. Una nuova scomparsa delle praterie di fanerogame potrebbe costringere i delfini a cacciare altrove. L'intero oceano concentrato su un filtro di carta. In passato, per avere queste informazioni, i ricercatori avrebbero dovuto catturare i pesci o scandagliare l'area per settimane con metodi visivi o acustici. Per Manuela Bizzozzero, le nuove possibilità di biomonitoraggio sono affascinanti. Penso che sia fantastico poter ottenere un quadro generale da un campione di acqua così piccolo. È come i dati satellitari, ma per la biodiversità. Conduco queste analisi da solo un anno, ma si può già osservare chiaramente che la biodiversità nelle fanerogame sulla sabbia è diversa. Ci sono pesci diversi. Se le fanerogame muoiono, cambiano anche i pesci che vivono in questo luogo. Il cambiamento climatico sta colpendo pesantemente Shark Bay e questo resta un problema anche nel laboratorio a cielo aperto più bello al mondo. Ma comunque bello vedere come non escono dalla linea. Sì, qui abbiamo fatto il secondo avvistamento, anzi tu hai fatto il secondo. Sì, Cecilia, ti devo ciao. Assolutamente raccontare quello che ho scoperto sui delfini perché è sensazionale. Vieni, guarda, prima di tutto ti presento Guido. Ciao, piacere. Molto piacere. Ciao, ciao, mio. Siamo ancora al lavoro. Vedo, infatti. Perché stiamo trattando, cioè Guido soprattutto sta trattando i dati raccolti durante l'uscita in mare, fotografie, traiettorie, insomma, interessantissimo. Che cosa avete scoperto? Guarda, questo qui è il tracciato che abbiamo fatto, lo abbiamo scaricato appunto dal GPS, e ci siamo allontanati dalla linea di costa e abbiamo avvistato gli animali, vedi in questo punto qua, il punto giallo è dove abbiamo avvistato i tursiopi per la prima volta. Poi siamo rientrati verso Chiavari e li abbiamo visti, in questo caso è stato proprio Cristian a vederli, l'abbiamo visti proprio fuori dal porto di Chiavari. Poco prima di entrare abbiamo visto di nuovo i tursiopi qui, li abbiamo seguiti per questo breve tratto, sì, e abbiamo scattato delle altre fotografie. In questo primo gruppo noi avevamo stimato che ci fossero circa 8 individui e le immagini fotografiche che abbiamo scattato ci hanno confermato questo dato. Di questi 8 ne abbiamo riconosciuti 7, quindi 7 erano già animali noti che avevamo nel nostro catalogo, e questo conferma che i tursiopi sono fedeli al loro territorio di residenza, insomma. E vedete, gli abbiamo dato il codice di appartenenza, noi li codifichiamo con TT, che sta per Tursiops truncatus, il nome scientifico, DM, che è il nostro gruppo di ricerca, diciamo il nickname del nostro gruppo di ricerca, delfini metropolitani, e poi un numero progressivo. Ma pensavo che venissero, come dire, nominati delfini, no? Solo qualcuno, ogni tanto, per qualche ragione, diamo un nome proprio, un vero nome proprio. Ma non a tutti. Non a tutti, perché sono tanti e quindi utilizziamo dei codici. Mannaggia. Queste sono le foto che abbiamo scattato nel secondo avvistamento, quello di Cristian. Sì. E come la fortuna del principiante. La fortuna del principiante attento, però. E occhio, esatto. E in questo caso c'è qualcosa di interessante poi, perché sì, sì, dicevi, c'è qualcosa di interessante perché questo animale che ha avvistato Cristian è ha un numero, un codice 132, cioè un numero piuttosto basso. È un animale che in effetti vediamo da molto tempo, lo vediamo dal 2006, la prima volta che l'abbiamo visto era il 14 luglio del 2006. E 18 anni fa per un delfino già una 18 bella anni età. Fa E la prima volta che l'abbiamo visto era in compagnia di un piccolo. Quindi sappiamo anche che TTDM132 è una femmina e che la prima volta che l'abbiamo visto era già adulta, perché aveva già un piccolo. Quindi vuol dire che aveva circa almeno 8 anni. Quindi è un animale che probabilmente
ha oltre 25, insomma potrebbe avere anche 30 anni e più in realtà, quindi un animale insomma che ha una bella esperienza di vita. È giunto il momento di darle un nome, no? Visto che è una femmina, cosa ne pensi? Insomma questo comincia a diventare un animale insomma che Cecilia vuoi dare il tuo nome? Merita di avere un nome proprio. Non so, bisogna chiedere a Guido se ci lascia, a tutto il team. Possiamo chiamare TDM132 Cecilia, assolutamente. Lo scriviamo nei nostri cataloghi. Ma che onore! Ecco, allora guarda, noi adesso abbiamo preso questi dati e li abbiamo caricati sulla piattaforma Interset. Interset è una piattaforma regionale della Liguria che è stata sviluppata e viene gestita dalla Fondazione Acquario di Genova e che serve proprio a questo, a condividere su uno stesso supporto i dati di tanti gruppi di ricerca. Oggi Interset ha una dimensione mediterranea, cioè raccoglie i dati di oltre 50 gruppi di ricerca che operano, che fanno lo stesso nostro mestiere in tante zone diverse del Mediterraneo. Sì. E quindi Interset serve proprio a mettere insieme i dati come i pezzi di un puzzle per ricostruire una mappa su una scala molto più ampia. E quindi noi, confrontando i nostri dati adesso con quelli di altri cataloghi che operano, di gruppi di ricerca che operano nelle zone limitrofe, abbiamo potuto tracciare gli spostamenti di Cecilia attraverso appunto le diverse aree di studio. Guido, guarda, grazie mille per averci dato la possibilità di vedere un po' da vicino una parte del vostro lavoro, sì, che non si svolge solo qui all'acquario ma anche direttamente in mare aperto. E abbiamo capito anche che questo spazio è estremamente importante per la ricerca scientifica, quindi è un aspetto che va sottolineato. Quindi grazie mille da parte mia, da parte nostra. Da parte nostra, anche da parte mia, veramente. Grazie, grazie a voi. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, settimana prossima, rimanendo tra l'altro in queste zone, perché andremo a scoprire il santuario di Pelagos, che è una zona protetta del Mediterraneo, ricchissima di biodiversità marina. E noi andremo all'inseguimento, nello specifico, delle balene. E una buona serata a tutti, amici. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Arrivederci. Il giardino di Albert è stato presentato da Toyota BZ4X, totalmente elettrico.